Ciao a tutti, benvenuti nel nostro appuntamento settimanale con la pratica yoga. Oggi il tema che condurrà la nostra sequenza riguarderà l'apertura e l'irrobustimento delle anche e del bacino. Spesso questi due concetti di flessibilità e di irrobustimento di questa parte così importante del nostro corpo vengono slegati. Quello che cercheremo di fare oggi è cercare di incorporarli in maniera bilanciata ed equilibrata il più possibile. Per fare ciò, però, nella prima parte della classe cercheremo di riscaldarci e cercare di portare un pochino più di idratazione in tutte le articolazioni del corpo. Sappiamo che il movimento che svolgiamo qui sul nostro tappetino ci aiuta a lubrificare in maniera che le nostre articolazioni possano rimanere sempre sane e muoversi nella maniera più appropriata e corretta possibile, senza creare danni o stress. Quindi cercheremo di fare ciò e di così andare a supportare quello che sarà il riscaldamento che il nostro corpo subirà, quindi il rialzamento della temperatura interna che il nostro corpo subirà durante le nostre sequenze. Poi ci lasceremo guidare nella prima parte da un'attività molto più attiva, per poi nella seconda parte invece della classe ci lasceremo guidare da posture un pochino più passive, per così assorbire meglio il lavoro fatto durante la prima parte. Bene, per questa pratica di oggi saranno necessari uno o due blocchi a seconda della vostra flessibilità e una cinghia yogica, una yogi strap di questo tipo. In realtà, se non avete una yogi strap, non importa, è sufficiente una cintura normale oppure una cintura d'accappatoio. In base alla vostra flessibilità, magari potrebbe servire una cintura da uomo perché è un pochino più lunga rispetto a quella da donna. Per iniziare la nostra pratica, oggi ci porteremo seduti con le tibie parallele l'una all'altra, cercando di radicare il più possibile gli ischi a terra come nel mio caso, ma se le vostre ginocchia fossero molto più alte rispetto al vostro bacino, vi invito a sedervi sopra un blocco, sopra un bolster seat, sopra una coperta, insomma quello che più vi fa sentire comodi e radicati nel vostro spazio. Iniziamo, se vi va, chiudendo gli occhi, rilassando le spalle sopra il bacino. Approfondendo il nostro respiro. Lasciando che il mento si allinei parallelo al pavimento. Sulle cosce o sulle ginocchia, con i palmi delle mani rivolti verso il basso o verso l'alto, questo lo decidete voi. Sintonizzarci davvero con il nostro respiro più profondo. A questo punto della pratica non deve essere per forza forzato, ma semplicemente un modo per fare un check di come stiamo a seconda del periodo, del momento, della giornata in cui state svolgendo questa pratica, un momento di raccoglimento. Per onorare il vostro corpo, e qualsiasi cosa che in questo momento stiate notando accada all'interno del vostro corpo.
squadre rimangono rilassate, distese, gli angoli della bocca, gli angoli del naso. Questo stato di delicatezza e osservazione iniziamo ad accogliere il nostro Ujjayi breath, il nostro respiro Ujjayi. Vogliamo iniziare ad inspirare, ad espirare dal naso, chiudendo delicatamente la parte posteriore della nostra gola, concedendo agli inspiri e agli espiri di entrare ed uscire attraverso il naso, questa azione produrrà un suono udibile, rumoroso, simile al rumore del mare. Lasceremo che questo suono, che questo rumore ci guidi e supporti la nostra concentrazione durante la pratica. Lasceremo che ogni movimento sia abbinato ad un atto di respirazione, in or out, through the nose. A ricordarci che siamo qui sul tappetino, ora, e tutto il resto può aspettare. Manteniamo il nostro Ujjayi breath. Con l'espiro apriamo gli occhi, inspiro, distendo le braccia e lo sguardo verso l'alto, intreccio le dita delle mani, sollevo i palmi delle mani verso il soffitto, distendo le braccia il più possibile, lascio che le spalle si allunghino verso le orecchie, estendo il tronco, oscillando da destra a sinistra. Cerco di mantenere il Ujjayi breath morbido, fluido. E da qui inspiro, sollevo lo sguardo ancora di più verso l'alto, elevo il cuore e con l'espiro, mentre le braccia scendono verso il pavimento, arrotondo il mento verso lo sterno e curvo rilasciando la testa verso il pavimento, inspiro in arco, sollevo lo sguardo, espiro, curvo e arrotondo, inspiro in arco, espiro, curvo, drop your head, and then inhale up, exhale round, l'ultimo inhale up, e con l'espiro sciolgo le braccia lungo i fianchi, cambio la posizione delle mie gambe, assumo Baddha Konasana, piante dei piedi a contatto, e anche qui siete liberi di mantenere i talloni più vicini al pube oppure piuttosto distanti, vedete un po' voi cosa preferite. Afferro le caviglie, allineo bene gli ischi a terra, ruoto le spalle indietro, inspiro, sollevo lo sguardo e il cuore verso l'alto, espiro, bento allo sterno, spingo l'ombelico alla colonna mentre curvo la colonna indietro. Inspiro in arco, look up. Espiro, arrotondo. E di nuovo inspiro in arco. Espiro, arrotondo. Lubrifichiamo bene la colonna, inspiro in arco. Espiro, arrotondo. E ancora inspiro in arco. Espiro, arrotondo, inspiro, ritorno con le spalle in linea col bacino, sciolgo le mani dalle caviglie e mi porto in quadrupedia. Da qui sostengo subito i palmi delle mani piatti sotto le spalle, attivo la pressione dei polpastrelli a terra, mantengo sollevata la pancia verso la colonna, inspiro ed espiro qui. Braccio in spinta, cacao, inspiro in arco. Inspiro in arco, espiro, arrotondo.
attimo, inspiro in arco, espiro arrotondo, mento allo sterno, spingo il tappeto lontano da me, inspiro, ritorno con la colonna neutrale e con l'espiro distendo la gamba a destra indietro all'altezza del bacino, cerco di non collassare nell'anca sinistra, mantengo la spinta attiva delle braccia a terra, ruoto bene le dita del piede destro verso il pavimento, da qui inspiro ed espiro. Inspiro qui, espiro senza curvare la colonna, la mantengo neutra, porto il ginocchio destro verso il petto, inspiro, scusate, espiro, inspiro, ruoto il ginocchio destro verso l'esterno, calcio indietro e torno, espiro al petto, inspiro, apro, calcio indietro ed espiro al petto, inspiro, apro, calcio indietro ed espiro al petto. Inspiro, apro, calcio indietro ed espiro al petto. L'ultimo, inspiro, apro, calcio indietro ed espiro al petto. Inspiro, apro, calcio indietro, rimango qui, sollevo bene la pancia verso la colonna, sguardo verso l'inizio del tappetino, distendo il braccio sinistro in avanti. Mantengo questa postura di braccia e gambe opposti, sollevati, inspiro qui e con l'espiro fletto il ginocchio destro, circonduco il braccio sinistro indietro e se il corpo me lo consente afferro il piede destro. Cerco di non collassare in una parte, in un punto d'appoggio piuttosto che nell'altro, ancora un inspiro. E con l'espiro sciolgo e rilascio il braccio e il ginocchio a terra. Cat-cow, inspiro in arco, pancia morbida scende, sguardo in alto. Espiro, arrotondo. E di nuovo inspiro in arco. Ed espiro, arrotondo. Inspiro in arco. Espiro, torno con la colonna neutrale. Inspiro, distendo la gamba sinistra indietro. Sollevo bene la pancia verso la colonna, attivo bene la pressione delle mani a terra, non collasso nel petto, ma mantengo la spinta delle braccia a terra. Inspiro qui, con l'espiro porto il ginocchio sinistro al petto, inspiro, apro, calcio indietro, espiro al petto, inspiro, apro, calcio indietro ed espiro al petto, inspiro, apro, calcio indietro, 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 con l'espiro distendo il braccio destro in avanti, mantengo sollevata la pancia a protezione della regione lombare, non c'è collasso. Cerco di mantenere un'unica linea retta tra la colonna, il bacino e la gamba sinistra. Inspiro qui. Con l'espiro fletto il ginocchio sinistro, circonduco il braccio destro indietro e vado ad afferrare il piede sinistro. Inspiro qui. Ed espiro qui. L'ultimo, inspiro. E con l'espiro sciolgo. Riappoggio la mano e il ginocchio sinistro, piego le dita dei piedi in sotto e ad un Mukha Svanasana cane rovesciato. E qui concediamoci qualche secondo per pedalare un po' questo cane, per sentire il lavoro fatto finora, per ritrovare il ritmo di Ujjayi Breath. E poi ammorbidisco entrambi i talloni a terra, inspiro, sguardo in mezzo alle mani, scivolo in avanti per plank pose, inspiro. Espiro, Adho Mukha Svanasana cane rovesciato. Inspiro, sguardo in mezzo alle mani, scivolo high plank. Ed espiro, Adho Mukha. E di nuovo inspiro, look forward for plank. Ed espiro, Adho Mukha Svanasana. Di nuovo inspiro, sguardo in mezzo alle mani,
scivolo per plank, ginocchia a terra, fletto i gomiti e scendo chaturanga dandasana. In arco, baby cobra, spalle indietro, petto in alto, espiro, scendo, sposto i palmi delle mani all'esterno del tappetino, sempre all'altezza delle spalle, mi sollevo sui polpastrelli, mantengo i gomiti puntati verso il soffitto, collo lungo, inspiro, ruoto le spalle indietro, sollevo il petto, wider cobra. E non devo tanto puntare sull'inarcare la colonna, ma cercare di elevare e ruotare le spalle indietro mantenendo la pancia attiva, evitando le compressioni lombari, ed espiro, sciolgo, palmi delle mani di nuovo sotto le spalle, sollevo le ginocchia, il bacino e le anche ad un kashkanasana kandalvachata. Inspiro, sguardo in mezzo alle mani, faccio un passo in avanti, uttanasana, forward fold, ardha uttanasana, con l'inspiro, primo i polpastrelli contro le tibie, sollevo la colonna, la distendo a metà, espiro, scendo, e di nuovo inspiro, ardha uttanasana, braccia lunghe, colonna piatta, espiro, fold, e di nuovo inspiro, ardha uttanasana, espiro, fold. Fletto le ginocchia, appoggio la pancia sulle cosce e mantengo stabile il peso del mio corpo sotto tutti e quattro gli angoli dei miei piedi, intreccio le dita delle mani dietro la schiena, sollevo l'intreccio delle mani verso l'alto e anche qui lascio cadere la testa pesante verso il pavimento, mi lascio aiutare dalla forza di gravità per questo piegamento in avanti e per lasciare andare la testa, svuotarla letteralmente da tutto quello che in questo momento può occupare un posto. E man mano mantenendo il contatto della pancia con le cosce, cerchiamo di spostare il peso del nostro corpo dai talloni alle dita dei piedi, mantenendo sempre il contatto per proteggere la regione lombare. E poi sciolgo di nuovo le mani verso il pavimento e mettendo una leggera flessione nelle ginocchia, lentamente mi srotolo in posizione verticale. Da qui faccio un passo in avanti all'inizio del tappetino, mi preparo per studiare la maschera A, il saluto al sole, porto i palmi delle mani uniti di fronte al cuore. Chiudiamo gli occhi, recuperiamo Ujjayi, breath, e l'intenzione che ognuno di noi pone in questa nostra pratica di oggi. Ecco, l'espiro, sciolgo i palmi delle mani lungo il tronco, palmi delle mani rivolti in avanti, vado, inspiro, sollevo lo sguardo e le braccia verso l'alto, espiro, fletto il bacino e scendo, fold, fold. Ardha Uttanasana, inspiro, colonna lunga e piatta, espiro, palmi delle mani a terra, passo indietro, high plank, inspiro, chaturanga, ginocchia a terra oppure no, fletto, gomiti e scendo, in arco, cobra, up dog, e Adho Mukha Svanasana, cane rovesciato. Inspiro, sguardo in mezzo alle mani, espiro, step it forward and fold, ardha in, and exhale, fold. Rise up, inhale, e con l'espiro mani unite di fronte al cuore, e ancora inspiro, espiro, fletto, scendo, fold, ardha, lift and lengthen, espiro, mani a terra, passo indietro, high plank, in, chaturanga, in arco, cobra, up dog, e Adho Mukha Svanasana, cane rovesciato. Inspiro, sguardo in mezzo alle mani, sollevo i talloni, fletto le ginocchia, or hop, ardha in, and fold, and raise up, e mani unite di fronte al cuore, e ancora in, espiro, fold, fold, ardha in, espiro, mani a terra, passo indietro, high plank, inspiro, chaturanga,
in arco e Adho Mukha Svanasana cadono di fatto. Inspiro, sguardo in mezzo alle mani, sollevo i talloni, fletto le ginocchia, ho, arda e and fold and rise up. E mani mi di fronte a qua e ancora e exhale fold, inhale lift halfway through, exhale hands to the floor, passo indietro, high plank, inhale exhale inhale e Adho Mukha, exhale inspiro, sguardo in mezzo alle mani, sollevo i talloni, fletto le ginocchia, step or hop, arda in, espiro fold, inspiro salgo, cerco il soffitto ed espiro, fletto le ginocchia, il bacino e le anche, Utkatasana Chakrasana, spingo la pancia, la colonna, inspiro ed espiro, fold forward, arda Uttanasana e espiro, mani a terra, passo indietro, high plank e Chaturanga in arco, cobra, up dog e Adho Mukha Svanasana, cane rovesciato. 5 cicli di respirazione qui. Recupero Ujjayi breath. Rallento il battito cardiaco. Cerco di mantenere il contatto con le diverse parti del corpo che sono in azione in questo momento. Ancora uno. Con l'espiro sollevo la gamba destra in alto indietro, con l'espiro porto il piede destro all'esterno della mano destra, ginocchio sinistro a terra, scivolo bene indietro con il ginocchio sinistro, mi preparo per questa versione di laser della lucertola, mi sollevo sui polpastrelli delle mani, ruoto bene le spalle indietro e sollevo il cuore verso l'alto, inspiro qui, espiro, sollevo il ginocchio sinistro da terra, inspiro, espiro mentre distendo e sollevo il bacino, distendo la gamba destra, fletto il piede destro, fondo, inspiro, espiro, rifletto il ginocchio destro, faccio un passo in avanti con il piede sinistro, lo porto all'esterno della mano sinistra, inspiro, mezzo squat, non tanto profondo, espiro, distendo le braccia e le gambe verso l'alto, e espiro, rifletto le ginocchia forward fold, con le gambe più larghe del bacino, Ardha Uttanasana, inspiro, espiro, mani a terra, passo indietro della gamba destra e sono di nuovo nella lucertola col ginocchio destro a terra. Mi sollevo sui polpastrelli, inspiro, cuore in alto, spalle indietro, espiro mentre sollevo il ginocchio destro, distendo la gamba sinistra, fletto il piede sinistro, in fold, e espiro, rifletto il ginocchio sinistro, passo indietro del piede sinistro, Adho Mukha Svanasana. Inspiro qui ed espiro qui. Iniziamo a portare un po' di idratazione, moisture all'interno del bacino. E di nuovo ripetiamo la sequenza. Gamba sinistra in alto, inspiro. Espiro, piede sinistro all'esterno della mano sinistra. Ginocchio destro a terra, inspiro, cuore in alto, spalle indietro. Espiro, sollevo il ginocchio destro, distendo la gamba sinistra mentre fletto il piede sinistro e espiro, rifletto il ginocchio sinistro, passo in avanti del piede destro all'esterno della mano destra, ginocchia flesse, squat, inspiro, braccia in alto, espiro, premo il piede a terra e mi sollevo e espiro, rifletto le ginocchia, unisco palmi delle mani e fold, Ardha Uttanasana e espiro, palmi delle mani a terra, passo indietro del piede sinistro, che siamo ancora qui, laser, ginocchio sinistro a terra, polpastrelli, spalle indietro, espiro, sollevo il ginocchio sinistro, distendo la gamba destra, flex and fold, inspiro, rifletto il ginocchio destro, passo indietro, Adho Mukha Svanasana, cane rovesciato, Ujjayi, inspiro ed espiro, e ancora,
di nuovo, stessa sequenza, inspiro, gamba destra in alto e indietro. Espiro, piede destro all'esterno della mano destra al lizard. Questa volta, se il mio corpo me lo consente, mantengo il ginocchio sinistro direttamente sollevato, polpastrelli sollevati, spalle indietro, inspiro. Espiro, distendo la gamba destra, flex the foot, in. Espiro, rifletto, piede sinistro all'esterno della mano sinistra, squat, più profondo questa volta, inspiro. Espiro, premo i piedi per distendere, in. Espiro, fold. Arda, in. Espiro, mani a terra, passo indietro del piede destro, lizard, in. Espiro, stretch and flex the foot. Inspiro, rifletto il ginocchio sinistro e con l'espiro Adho Mukha. Inspiro, sollevo la gamba sinistra in alto e indietro. Espiro, piede sinistro all'esterno della mano sinistra. Inspiro, spalla indietro, cuore in alto. Espiro, distendo e fletto il piede sinistro, fold. Inspiro, rifletto il ginocchio sinistro, passo in avanti del piede destro. Inspiro, squat, profondo. Espiro, premo i piedi, mi sollevo. Rifletto le ginocchia and fold. E exhale here. Inspiro, halfway through. Exhale, mani a terra, passo indietro del piede sinistro. Di nuovo lizard, inspiro, espiro, distendo e fletto, rifletto il ginocchio destro, in, e passo indietro, Adho Mukha Svanasana, inspiro, sguardo in mezzo alle mani, high plank, exhale, chaturanga, in arco, cobra, apro, e Adho Mukha Svanasana, cane rovesciato, inspiro, sollevo la gamba destra in alto e indietro, con l'espiro porto il piede destro in mezzo alle mani, low lunge, ginocchio sinistro a terra, inspiro, braccia in alto. Ok, allontano il piede destro dal ginocchio sinistro per cercare di creare spazio per l'affondo del pube verso il bacino. Le braccia sostengono l'estensione del tronco, sollevo bene la parte posteriore, la parte inferiore della pancia per cercare di distendere il sacro verso il pavimento. Inspiro qui, con l'espiro mentre sollevo il ginocchio sinistro, allungo il busto in avanti, premo bene il piede destro a terra, inspiro, mi risollevo con le braccia, espiro, mi inclino in avanti, e di nuovo inspiro su, espiro, mi inclino, e ancora inspiro su, espiro, mi inclino, l'ultimo, inspiro su, espiro, faccio ferro sulle dita del piede sinistro e rovescio il guerriero, il braccio sinistro scivola lungo la coscia sinistra, il braccio destro si porta oltre la testa verso la gamba tesa che è la sinistra, mantengo l'affondo nel ginocchio destro, inspiro qui e con l'espiro Parsvakonasana, gomito sinistro destro sulla coscia destra, distendo il braccio sinistro oltre la testa. Mantengo il bacino più basso possibile per cercare di accedere alle zone più profonde del bacino stesso e delle anche. Da qui, cercando di non collassare con la parte destra del tronco, cerco il mio blocco, lo porto all'esterno del piede destro per l'altezza che più si addice alla mia flessibilità, palmo della mano destra sopra il blocco, distendo il braccio sinistro oltre la testa. Rimango con il bacino abbassato. E ancora. E l'ultimo, inspiro. E con l'espiro sguardo verso il piede destro, ruoto il palmo della mano sinistro a terra, sollevo il tallone sinistro, sposto il blocco fuori dal tappeto, palmo della mano destra a terra, passo indietro, high plank, inspiro. Chaturanga. In arco, cobra, abdomen e Adho Mukha. Inspiro, sollevo la gamba sinistra in alto e indietro. Espiro, piede sinistro in mezzo alle mani, low lunge. Ginocchio destro a terra. Ok, separo bene il ginocchio destro e il tallone sinistro. Quando sono pronta e stabile, sollevo le braccia verso l'alto.
inspiro ed espiro qui. Supporto l'estensione del tronco verso l'alto, mantenendo protetta la regione addominale. Inspiro qui. Con l'espiro, mentre sollevo il ginocchio destro da terra, allungo il busto in avanti, braccia forti, allungo la colonna, inspiro. Espiro su. Inspiro lungo. Ed espiro su. E di nuovo inspiro lungo. Espiro su. L'ultimo inspiro lungo. Espiro, faccio fermo sulle dita del piede destro, mi apro e rovescio il guerriero, scivolo il braccio destro lungo la coscia destra, distendo il braccio sinistro oltre la testa. Attivo bene la pressione di tutti i punti di appoggio a terra. Inspiro qui. E con l'espiro, Parsvakonasana, gomito sinistro, coscia sinistra, distendo il braccio destro oltre la testa. Mantengo l'affondo, stabile, concentrato sul rumore di Yurai. Da qui afferro il mio blocco, lo posiziono all'esterno del piede sinistro per l'altezza che più mi si addice, affondo ancora di più nella gamba sinistra, mentre allungo bene il braccio destro oltre la testa. Cerco di sentire il femore sinistro ancora di più supportare l'apertura del bacino, inserendosi ancora di più nella cavità del bacino. E ancora uno, inspiro. Espiro, sguardo a terra, palmo della mano destra a terra, sollevo il tallone destro, passo indietro del piede sinistro, high plank. E Chaturanga, Cobra, Cat-Dog. Adho Mukha Svanasana, Kale Rovesciato. Ujjayi, breath. E ancora uno. Da qui inspiro, sguardo in mezzo alle mani, sollevo i talloni, fletto le ginocchia e faccio un balzo in avanti. Appoggi i glutei a terra. Ok. Mi preparo per Navasana, la barca. Afferro la parte posteriore delle cosce. Punto i piedi a terra, sollevo i talloni. Ruoto bene le spalle indietro e cerco di inclinarmi un pochino indietro, cercando di mantenere l'elevazione del petto verso l'alto. Sollevo i piedi all'altezza delle ginocchia, piedi flessi o puntati, come preferite voi. Mi raccomando, attiva la parete addominale. Non voglio collassare nella mia pancia, ma voglio mantenere l'estensione elevata verso il soffitto. Inspiro qui, espiro, sciolgo le braccia lungo i fianchi. Tengo, inspiro, espiro. Rilasso il viso, inspiro. E con l'espiro, Ardha Navasana, scendo, mi allungo completamente, mi distendo senza toccare terra. Inspiro su, espiro, scendo. Inspiro su, espiro, scendo. Inspiro su, espiro, scendo. Inspiro, espiro. E espiro. E espiro, tengo, incrocio le caviglie e conto 10, cambio, incrocio delle gambe, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abbraccio le ginocchia al petto, testa a terra, schiaccio bene le cosce contro la pancia, mantengo la sensazione attiva nel mio core. E poi da qui incrocia le caviglie, inizia a dondolare avanti e indietro quante volte mi serve, un paio di volte almeno. E poi piedi a terra, mani a terra, Adho Mukha Svanasana, Kale Rovesciato. E da qui 4 respirazioni complete, Ujjayi. Vi invito proprio a vivere in maniera
presente questi momenti di pratica, cercando di limitare al massimo le interferenze con l'esterno, non solo fisiche, ma soprattutto emotive. E allora riconosciamo che il calore che stiamo producendo, che l'energia che mi toglie la forza di parlare, è vera, è reale, la stiamo producendo noi con il nostro corpo e il nostro movimento. Il nostro corpo è vivo e noi gliene siamo grati per tutto ciò che riesce a farci compiere fuori e dentro il tappetino. E allora proseguiamo nella nostra sequenza. Inspiro, sollevo la gamba sinistra in alto indietro. Espiro, piede sinistro in mezzo alle mani, low lunge. Scusate, piede destro in mezzo alle mani, low lunge. Quando sono pronta, sollevo le braccia verso l'alto, crescent pose. Ok, siamo a casa, manteniamo il bacino basso, l'affondo. Ok, da qui ci prepariamo per aprirci verso sinistra, Virabhadrasana 2, guerriero 2, faccio perno sulle dita del piede destro. Separo le braccia all'altezza delle spalle. Inspiro. Con l'espiro porto le mani ai fianchi, ruoto le dita del piede destro verso la diagonale sinistra del tappetino, ruoto il tallone sinistro in dentro, fletto il ginocchio sinistro. Ho entrambe le ginocchia flesse, aggiusto la distanza dei piedi per consentirmi di abbassare il bacino in linea con le ginocchia, mani ai fianchi. Ho le dita dei piedi ruotate verso l'esterno a 45 gradi, le ginocchia non cadono in avanti, ve lo faccio vedere meglio poi con un giro verso di voi. Mantengo le ginocchia allineate sopra le caviglie. Inspiro, sollevo le braccia verso l'alto. Lascio che la gravità faccia scendere il bacino e inizio a dondolare da un fianco all'altro. Torno al centro, inspiro. E con l'espiro, palmi delle mani a terra, distendo le gambe and forward fold. Prasarita. Ho portato i piedi paralleli, le gambe sono distese e ho flesso completamente il tronco verso il pavimento. Da qui cammino le mani indietro, sotto le gambe, con le dita rivolte verso l'esterno del tappetino. Lascio cadere la testa pesante. Non è necessario che il capo tocchi terra, come nel mio caso in questo momento. L'importante è che ci sia un'estrema flessione del tronco in avanti e le gambe rimangano tese. Se ci fosse troppa difficoltà nel mantenere le gambe distese a questa distanza, siete sempre liberi di accorciare la distanza delle gambe. Bene. In questo momento i piedi sono paralleli, le gambe sono tese. Da qui lentamente ricamminiamo le mani sotto le spalle, ruotiamo di nuovo i talloni in dentro, riflettiamo le ginocchia, palmi delle mani in vita e ritorniamo su horse stance. E di nuovo inspiro, sollevo le braccia verso l'alto e di nuovo dondolo da destra a sinistra cercando di mantenere il bacino più in basso possibile. Da qui premo bene i piedi a terra, ridistendo le gambe, ritorno, Virabhadrasana 2, rifletto il ginocchio destro, allontano il piede sinistro, inspiro qui, espiro di nuovo, Parsvakonasana, gomito destro sulla coscia destra, distendo il braccio sinistro oltre la testa, inspiro qui, con l'espiro afferro il mio blocco all'esterno del piede destro, palmo della mano sopra il blocco, rimango con il bacino più basso possibile, distendo il braccio sinistro verso l'alto, sguardo verso il tappetino, inspiro. Con l'espiro afferro il blocco, faccio mezzo passo in avanti con il piede sinistro, porto il blocco davanti al piede destro di qualche centimetro, sollevo la gamba destra, scusate, sinistra, all'altezza del bacino per Ardha Chandrasana, la mezza luna. Utilizzo il blocco a qualsiasi altezza la mia flessibilità richieda. E anche qui cerco di non collassare nell'anca destra, ma cerco di irrobustirla elevando e ruotando l'anca sinistra indietro il più possibile. La
gamba sinistra, ovvero la gamba che vola è forte, il piede sinistro è flesso, rimarremo qui per circa 30 secondi cercando di creare forza e stabilità proprio nella testa del femore destro. Cerco di utilizzare il blocco in maniera che mi supporti, non come un appoggio passivo. Mantengo gli ujjayi breath, la parete addominale attiva, la sentiamo, l'abbiamo attivata con Navasana. Da qui, attenzione, con l'espiro porto il palmo della mano sinistro sopra il blocco, ruoto l'anca sinistra verso il pavimento e sono in questa variazione di Virabhadrasana 3. Inspiro qui. Con l'espiro facciamo il cambio, portiamo il palmo della mano sinistro sopra il blocco esclusivamente, distendo il braccio destro verso l'alto per Revolved Half Moon, Parivritta Ardha Chandrasana. E anche qui cerco di non collassare dell'anca destra, ma di supportare la rotazione con il bacino per consentire al bacino di irrobustirsi e rinforzarsi. Inspiro. Espiro qui. Forte ragazzi, inspiro. Espiro, sciolgo il palmo della mano destra a terra. Porto il blocco a sinistra del tappeto. Entrambi i palmi delle mani a terra, standing split. Sollevo la gamba sinistra verso il soffitto. Inspiro qui. Con l'espiro, fletto il ginocchio destro. Il piede sinistro a terra in fondo al tappeto. Low lunge, inspiro. Espiro, high plank. E Chaturanga, Cobra, Adho e Adho Mukha, cane rovesciato. Secondo lato, inspiro, sollevo la gamba sinistra in alto e indietro. Con l'espiro porto il piede sinistro in mezzo alle mani, low lunge. Stabilizzo il peso sotto i miei piedi, quando sono stabile, sollevo le braccia verso l'alto. Inspiro, espiro. Inspiro qui, con l'espiro mi apro, faccio perno sulle dita del piede destro, Virabhadrasana 2, rimango in affondo nel ginocchio sinistro, attivo l'estensione della gamba destra, inspiro, espiro, palmi delle mani in vita, ruoto le dita del piede sinistro verso la diagonale destra del mio tappetino, ruoto le dita del piede destro, destro verso l'esterno del tappetino, ruoto il tallone destro verso l'interno, siamo in horse stance, piedi ruotati a 45 gradi con i talloni in dentro, mantengo il bacino in basso il più possibile, allineato con le ginocchia, evitando di fare questo, ok? Evitando di far cadere le ginocchia in avanti, ma lasciando lo spazio al bacino di scendere, inspiro e con l'espiro inizio a dondolare. L'ultimo, inspiro qui, espiro, fold, braccia a terra, mani a terra, distendo le gambe, porto i piedi paralleli e anche qui posso camminare le mani indietro sotto le gambe se la mia flessibilità me lo concede, oppure con il dito indice medio di ogni mano agganciare la luce corrispondente, allungare bene e distendere la colonna in avanti e poi lasciarsi aiutare dalla trazione per flettere il tronco verso il pavimento. E qualsiasi variante qui davvero vi conceda il tempo per sentire il vostro corpo, per aiutarlo a lasciare andare le costrizioni più profonde, le rigidità più dure da sciogliere. Bene, le camminiamo le mani sotto le spalle, di nuovo ruotiamo i talloni in dentro, dita ruotata a 45 gradi, fletto le ginocchia, arms up, inspiro.
e di nuovo dondolo un pochino, traslo da destra a sinistra e poi acquisto Virabhadrasana 2, braccia all'altezza delle spalle, distendo la gamba a destra, mantengo flesso il ginocchio sinistro, inspiro, espiro, porto il gomito sinistro sulla coscia sinistra, distendo il braccio destro, inspiro qui, espiro con la mano sinistra, afferro il blocco, all'esterno del piede sinistro, palzo, Svakonasana. Lo sguardo verso il piede sinistro, inspiro. Con l'espiro afferro il blocco, faccio un mezzo passo in avanti con il piede destro e mi preparo per Ardha Chandrasana, la mezzaluna. E anche qui lavoriamo per creare stabilità e forza nell'anca sinistra. Abbiamo il nostro supporto valido che avvicina il pavimento perché noi ci stiamo concentrando sul irrobustire questa parte del nostro corpo grazie al supporto della parete addominale e della flessibilità che stiamo creando intorno all'articolazione del bacino. Da qui inspiro, con l'espiro rilascio la mano destra a terra, utilizzo il blocco per supportare questa variante di Virabhadrasana 3. Entrambe le mani sono sul blocco, la gamba destra è sempre sollevata. Fletto bene il piede destro e quando mi sento stabile, mantenendo gli Ujjayi breath liscio e morbido, palmo della mano destra sopra il blocco, distendo il braccio sinistro verso l'alto, Parivritta, Ardha Chandrasana. E siete liberi di mantenere lo sguardo a terra, oppure per un pochino più di extra challenge, ruotare lo sguardo a sinistra, mi raccomando senza collassare nella gamba destra che vola. Ancora un inspiro qui e con l'espiro rilascio il palmo della mano sinistra a terra, sposto il blocco fuori dal tappeto, standing split. Inspiro e con l'espiro lentamente sguardo a terra, palmi delle mani a terra, fletto il ginocchio sinistro, il piede destro a terra in fondo, high plank. Inspiro, Chaturanga. In arco, cobra, addome. E Adho Mukha Svanasana, cane rovesciato. Ujjayi breath. Bene, inspiro, sollevo la gamba destra in alto e indietro. E con l'espiro porto il ginocchio destro in mezzo alle mani. Distendo la gamba sinistra indietro, mi siedo sul tallone destro. E inizio a dondolare il bacino a destra e a sinistra. Ci prepariamo per Pigeon Pose, il piccione. Vi invito a tenere il vostro blocco vicino, perché potrebbe tornarci utile. Ok, poi piano piano muovo il piede destro verso la mano sinistra. Attenzione, l'obiettivo qui non è portare la tibia destra completamente parallela al lato corto del tappetino. Qui vogliamo cercare di flettere completamente il piede destro e non importa se il bacino rimane un pochino sollevato da terra. A questo proposito vi invito a mantenere le anche squadrate verso il lato corto del vostro tappetino, quindi le anche in linea l'una con l'altra, piuttosto che seduti completamente da una parte. Ecco, questo pigeon non ci aiuta. Quindi vi invito a supportare il vostro gluteo destro con un blocco per allineare l'anca sinistra con l'anca destra e da qui inspiro, spalle indietro, con l'espiro cammineremo le mani in avanti e se questo è il massimo della vostra estensione, questa sarà la vostra postura per un minuto, altrimenti se il vostro corpo ve lo concede, fletteremo i gomiti, li appoggeremo a terra e questa sarà la vostra postura, oppure per i miei amici più flessibili, distenderemo completamente le braccia a terra e la fronte a terra. Per Pigeon Pose, il piccione. E allora qui vi invito davvero a chiudere gli occhi, a sentire la spinta indietro dell'anca destra, la spinta in avanti dell'anca sinistra. E mentre entriamo nella seconda parte della lezione, dove
dedicheremo più ad un allungamento passivo del nostro corpo, in particolare nella zona del bacino. Invito davvero a visualizzare la testa delle femore che si inserisce nell'acetabolo, ovvero la parte più bassa della testa iliaca. Vogliamo davvero visualizzare quel fascio di tendini, di muscoli, di tessuto connettivo che abbraccia questa zona e in questo momento si sta allentando, allenta la presa, trova tranquillità, morbidezza, pesantezza e la gravità gli concede di morbidirsi verso i tuoi lumi. Lentamente trascineremo di nuovo le mani sotto le spalle per sollevare di nuovo il tronco a qualsiasi inclinazione esso fosse. Attenzione qui, pieghiamo le dita del piede sinistro sotto, solleviamo il ginocchio sinistro, trasciniamo la gamba destra in alto e indietro per un cane sui tre punti di appoggio. Shake, shake. Appoggio il piede destro a terra ed inspiro, sollevo la gamba sinistra in alto e indietro. E con l'espiro porto il ginocchio sinistro in mezzo alle mani, distendo bene la gamba destra indietro, mi siedo sul tallone sinistro, inizio ad ondulare il bacino, un po' a destra, un po' a sinistra. E poi quando mi sento pronta, sposto il piede destro sinistro verso la mano destra, oggi non ce la faccio. Anche qui l'obiettivo è cercare di mantenere le anche sullo stesso piano, quindi sedersi sul gluteo destro, sedersi sul gluteo sinistro per portare a tutti i costi la tibia parallela al lato corto del tappetino di certo non aiuta la profondità di questa postura, quindi mantengo piuttosto il gluteo destro, sinistro sollevato, prendo il mio blocco, lo posiziono sotto il gluteo sinistro per cercare di spingere in avanti l'anca destra e muovere un pochino indietro l'anca sinistra. E da qui inspiro, spalle indietro, cuore in alto, e con l'espiro cammino le mani in avanti, qualsiasi grado di inclinazione il mio corpo mi conceda, lo onoro, ruoto la testa verso il pavimento, e anche qui ci concediamo i nostri 60 secondi di profondo contatto, di visualizzazione, di spazio. Dove nella staticità consapevole non solo lavora, i nostri muscoli comunque lavorano in maniera passiva, ma noi stessi ci riconosciamo, ci accorgiamo di quanto non serve la nostra intenzione o la nostra indicazione al corpo per compiere dei movimenti che lo fanno stare bene. Decina di secondi qui. Bene. Da qui di nuovo trasciniamo le palme delle mani sotto le spalle, solleviamo il tronco, puntiamo le dita del piede destro sotto, solleviamo il ginocchio destro. E trasciniamo la gamba sinistra in alto e indietro, scuoto. Riappoggio il piede sinistro a terra. Inspiro, sguardo in mezzo alle mani, scivolo high plank, se vi va un vinyasa. Espiro.
in arco e alla bocca. Da qui inspiro, sguardo in mezzo alle mani, sollevo i talloni, fletto le ginocchia, faccio un balzo in avanti, appoggio i glutei a terra e mi sdraio con la schiena a terra. Prendo la mia strap. E iniziamo flettendo il ginocchio destro al petto, portando la nostra strap intorno alla pianta del piede destro. Afferriamo la strap con entrambe le mani, entrambi i lembi della strap con le mani. Iniziamo a distendere la gamba verso l'alto. La gamba sinistra, se il corpo ve lo concede, può adagiarsi distesa a terra, altrimenti potete sempre flettere il ginocchio sinistro e mantenere il supporto del piede sinistro a terra. Da qui cerco di rilassare le spalle a terra, di allungare il mento allo sterno. Ora vado qui. Con l'espiro afferro entrambi i lembi della strap con la mano destra, porto la mano sinistra sulla cresta iliaca sinistra e inizio a ruotare la gamba destra verso l'esterno. La gamba sinistra è ovviamente tesa, posso mantenere il gomito destro appoggiato a terra per supporto se la gamba non scende completamente verso il pavimento, ma quello che mi interessa di più è che in questa apertura molto profonda l'anca sinistra non si sollevi verso l'alto e non accompagni il movimento della gamba destra. Mantengo l'anca sinistra incollata a terra, ancora 5, 4, 3, 2, 1, sollevo la gamba destra verso l'alto, afferro entrambi i lembi della strap con la mano sinistra, rilasso la mano destra a terra. Da qui, mantenendo l'anca destra il più possibile attaccata al pavimento, sposto e inclino di qualche grado la gamba destra verso sinistra. Voglio attivare ed allungare la IT band, la banda beta iliotibiale, per qualche secondo e poi quando siete pronti ci concediamo la completa torsione della gamba destra verso sinistra. Io qua ho il muro che blocca, però spero che a casa vostra ci sia più spazio. Bene. Da qui lentamente con la mano sinistra risolleviamo la gamba destra verso l'alto, sciogliamo la strap, fletto il ginocchio destro al petto, fletto il ginocchio sinistro al petto. Distendo la gamba destra completamente a terra, se volete per questa prima parte posso piegare il ginocchio destro e avere il supporto del piede destro a terra, faccio passare la strap intorno alla pianta del piede sinistro, distendo la gamba sinistra verso l'alto. Afferro la strap per entrambi i lembi con le mani e se mi sento pronta distendo la gamba destra a terra. Fletto un pochino i gomiti, cerco di spingere con il tallone sinistro verso l'alto. E ricordiamoci che abbiamo due gambe diverse. Inspiro qui. Con l'espiro afferro entrambi i lembi della strap con la mano sinistra, porto la mano destra sull'anca destra e ruoto la gamba sinistra verso l'esterno. Sento già il breath distendersi, allungarsi, avevo un ritmo meno concitato, ma sempre un ritmo ritmato. Bene, da qui risollevo la gamba sinistra verso l'alto, cambio, con la mano destra afferro entrambi i lembi della strap, assicurandomi di avere l'arca sinistra
appoggiata al tappetino, inclino di solo di qualche grado la gamba sinistra verso destra. Bene, lentamente lascio cadere completamente la gamba sinistra verso destra. Risollevo la gamba sinistra verso l'alto, fletto il ginocchio sinistro al petto, sciolgo la strap, abbraccio anche il ginocchio destro al petto. Ok, happy baby, sollevo le piante dei piedi verso l'alto, afferro l'intero delle piante dei piedi oppure aggancio gli alluci, questo lo decidete un po' voi, spalle rilassate a terra, mento a terra. Poi quest'ultima faremo una Baddha Konasana con le piante dei piedi a contatto, le dita dei piedi rivolte verso l'esterno, ok? Solleveremo la testa e le spalle mantenendo la presa delle caviglie, lasceremo scendere il bacino verso il cuore. Sollevo la fronte, la porto le ginocchia, inspiro, trattengo il fiato, 3, 2, 1, espiro fuori l'aria dalla bocca, mentre distendo il corpo a terra per Shavasana, lascio che le gambe rotolino lontane l'una dall'altra. Spalle portate indietro, palmi delle mani sollevati verso l'alto. Mantengo la concentrazione e l'attenzione verso il mio respiro, notando il passaggio tra Ujjayi breath, la respirazione naturale, però quella che non controllo, quella che è più spontanea, e consente al corpo l'abbandono profondo. E allora relax. Lascio andare. Again, relaxing. Releasing. And let go. Inizio a muovere le dita dei piedi, delle mani,
facciamo tra la testa, appunto i piedi, mi allungo, mi concedo un big morning stretch. E poi abbraccio le ginocchia al petto, ruoto sul mio fianco destro in posizione fetale e quando sono pronto mi sollevo in posizione seduta, mantengo gli occhi chiusi. Per averla praticato con me. Namaste.